Buongiorno a tutti, oggi vorrei farvi un video paragone che stavo meditando da un po'. In realtà nel frattempo che meditavo è uscita un'altra... Ecco, vabbè, partiamo dall'inizio. Vorrei farvi un video paragone tra due palette che sono uscite un po' di tempo fa, che io ho acquistato e che sto utilizzando. E sono la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills e la Huda Beauty Texture Shadow Palette Rose Gold Edition, più lungo il nome, no, ovvero queste due. Nel frattempo, sempre nel panorama delle palette ombretti con toni caldi, rossicci, è uscita anche la Urban Decay Naked Heat, ma non posso inserirla decisamente in questo paragone, un po' perché non avrebbe più senso il questa versus questa, diventerebbe una sfida a tre, ma in ogni caso ce l'ho da troppo poco tempo per poter fare un'analisi come quella che farò di queste due. Allora, innanzitutto, vabbè, la mia... per fortuna che io tengo tutte le confezioni, perché ho notato che la mia confezione esterna della Naked Heat è mordicchiata e chissà, vieni qua, disgraziata, chissà di chi è la colpa, chi è che si è mangiata la mia palette maledetta. Per fortuna che avevo la confezione esterna, sì, vabbè. Comunque, quindi stavo quasi meditando un po' di tempo fa di buttar via tutte le scatole di cartone, tanto cosa le tengo a fare, sono inutili e occupano spazio. Va bene, me le tengo che è meglio. Comunque, le due palette in questione, come dicevo, sono Huda Beauty contro Anastasia Beverly Hills, e partiamo subito con l'aspetto, secondo me, che si nota subito, ovvero il packaging di queste due palette. L'Anastasia, secondo me, si presenta decisamente meglio, con un packaging più curato, più solido e più elegante, con questa confezione in velluto rosa polvere e all'interno un cartone, vabbè, il solito specchio, un cartone mediamente spesso, mentre la Huda Beauty utilizza un packaging decisamente più cheap, secondo me, proprio si vede subito, un cartoncino che copre una palette che sembra una di quelle palette di cartone da poco, quasi magnetica, senza specchio, con la parte superiore trasparente che fa vedere i colori all'interno, e questa è la palette che conoscerete tutti. Io comunque di entrambe, se non ricordo male, vabbè, le ho mostrate comunque già in video, quindi le potete vedere, se non in qualche mio video in giro per YouTube. Allora, ve ne mostro, vediamo un po', vabbè, ho perso il pennello di quella di Anastasia, ecco, quella di Anastasia contiene anche un pennello che in questo momento è arrotolato per terra. Comunque, i colori sono queste. Allora, l'Anastasia contiene 14 ombretti, mentre la Huda 15. Adesso magari vi dico anche se riesco a recuperare, non so se ci sarà scritto da qualche parte, sì, 0,7 grammi. L'uno, quelli di Anastasia, e non si può sapere assolutamente, non si sa quella di Huda, non ci sono scritti i grammi, ci sono poi tutti gli ingredienti, però i grammi assolutamente non si sa, né di qua, cioè né sulla confezione, vediamo se per caso qua dietro, ma dubito fortemente. Allora, non si sa quanti grammi siano quelli della Huda. Poi, diciamo che io ai grammi non ci sto molto attenta, perché non finirò mai una palette in vita mia, però ecco, per le persone molto precise che magari vogliono fare il conto di quanto stanno andando a spendere, potrebbe essere un'informazione importante da magari segnalare sulla confezione esterna, cosa che qui non succede. Per quello che riguarda il prezzo, sicuramente vince la Modern Renaissance con... Io parlo di quello che le ho pagate io, perché le ho acquistate entrambe
su Cult Beauty, se non ricordo male, questa l'ho pagata 41 sterline, mentre la Huda Beauty viene 56, quindi la Modern Renaissance rimane più economica. Per quello che riguarda invece la scelta dei colori, devo dire che io preferisco leggermente, dico leggermente perché comunque sono entrambe splendide, la Huda, perché prima di tutto ha inserito più texture, ci sono delle texture veramente particolari, tipo io adoro, è uno dei miei colori preferiti della palette questo, che è un color shimmer con glitter però sottili e molti opachi. Devo dire che ha inserito pochi shimmer puri, cioè ovvero credo che ci sia solo questo, Moon Dust, che è questo qua, che potrebbe essere utilizzato tranquillamente anche come illuminante, mentre Anastasia si limita a due shimmer abbastanza classici, tutti gli altri sono opachi tranne questo che è Antique Bronze. Io spero di non farne cadere uno l'altra a forza di spostarle. Questo che sembrerebbe un opaco con glitter, però una volta indossato è fondamentalmente opaco, insomma io non ho notato né glitter né nulla. Quindi a livello di scelta di colori io forse preferisco la Huda, anche se devo dire che tutti questi colori molto glitterati in alcuni casi sono poco sfruttabili perché i glitter sono veramente grossi. Sto parlando ad esempio di 24K o Rose Gold, che sono questi due colori qua in centro, sono bellissimi a vedersi, ma da prelevare, adesso magari riesco a farvelo vedere, la grana è piuttosto grossolana e quindi rischia di rilasciare, ecco vedete, non è molto omogenea e i glitter rischiano di cadere e di creare insomma il solito problema di fallout che potrebbe essere insomma un po' fastidioso in alcuni casi. Devono essere fissati veramente molto bene. A livello di scrivenza sono entrambe ottime, io mi sono trovata bene con entrambe e devo dire che anche a livello di sfumabilità forse l'Anastasia risulta un filino superiore, però devo dire che se la giocano bene entrambe. La questione, vabbè, scrivenza, sfumabilità l'abbiamo detta, anche la questione durata, su di me durano entrambe veramente bene, sia con da sole, però io utilizzo quasi sempre un primer o un ombretto in stick di quelli a lunga tenuta che fungono insomma in qualche modo da primer. Comunque questo penso che sia tutto in realtà, non saprei che altro raccontarvi di queste due palette. Diciamo che Anastasia vince per packaging sicuramente, prezzo, informazioni sulla scatola che non sono da sottovalutare secondo me e sfumabilità degli ombretti. Huda, d'altro canto, vince sul numero di ombretti, che sono di più, e vince sulla particolarità delle texture e sulla scelta dei colori. L'ultimo punto che mi sento di fare sulla scelta dei colori è che, secondo me, nella palette di Anastasia manca un colore veramente scuro che possa aiutare l'ombreggiatura nell'angolo esterno o che possa essere utilizzato come eyeliner, cosa che invece Huda inserisce con un bel nero opaco, veramente color carbone, e con questi due colori, questo e questo, che io sfrutto veramente moltissimo per appunto l'angolo esterno. Per quello che riguarda appunto la Modern Renaissance, i colori scuri sono un marrone scuro e basta fondamentalmente, perché c'è solo questo che è veramente scuro. Gli altri sono dei colori tipo questo, un po' via di mezzo, che secondo me non bastano a dare proprio quella profondità, almeno che io cerco. Quindi a conti fatti hanno ciascuna dei lati positivi e ovviamente dei lati negativi, primo su tutto il fatto che entrambe non sono di certo delle palette economiche alla portata di tutti, nel senso che hanno un costo e soprattutto, vabbè, Anastasia non si trova in Italia e si deve comprare per forza su siti all'estero, mentre Huda Beauty è arrivata in Italia forse anche oggi, ieri, non mi ricordo, in questi giorni, ma sul sito Sephora Italia sembra che abbia dei prezzi più elevati
che dai siti esteri. Quindi, in ogni caso, se volete risparmiare e comprarla dall'estero, c'è comunque la menata di comprarla dall'estero. Se volete invece comprarla in Italia, il prezzo si alza ulteriormente. Quindi, sono due palette che io ho utilizzato e utilizzo con veramente tanto piacere. I toni, i contenuti mi piacciono un sacco. Io, ecco, le consiglio, sì. Se siete degli appassionati di trucco e soprattutto vi piacciono le palette dai toni caldi, io le consiglio entrambe. Se dovessi per me sceglierne una sola, farei veramente fatica, ma forse proprio per la questione della scelta dei colori, io sceglierei la Huda. So che non tutte sono d'accordo con questa scelta, ho parlato in passato appunto con la mia amica Silvia Saidori e lei invece votava assolutamente la Modern Renaissance, però mi disturba veramente tanto la mancanza di un nero o di un marrone veramente scuro, e quindi il mio voto va alla Huda Beauty. Ciò non toglie che siano appunto entrambe delle palette veramente veramente belle e che vi consiglio caldamente, e caldamente perché sono fatte di colori caldi. E basta, questo è quanto, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete le palette, se vi ispirano, se le avete entrambe, quale delle due è la vostra preferita, e basta, chiudo qui e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!